Mister Paglia del Real Fieschi, che cosa ci vuole dire della partita che avete disputato oggi qui a Cogorno? Una partita molto importante per il campionato. Sì, sicuramente importante, lo sapevamo. Abbiamo, penso, fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Forse nel secondo, poi dopo che siamo andati in vantaggio, ci siamo un po' abbassati, e anche complice il fatto che comunque la squadra avversaria è una squadra di assoluto valore. Forse oggi le loro due o tre assenze importanti dovute a squalifica, a qualche infortunio, hanno fatto comunque la differenza, perché loro sono sicuramente un'ottima squadra e alcuni giocatori mancavano e obiettivamente noi nel primo tempo abbiamo fatto molto 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 bene. Poi, come dicevo, nel secondo ci siamo abbassati e ci portiamo a casa questa vittoria in casa 1-0, strappata anche con i denti. E che ci porta di nuovo al primo posto, e ora cercheremo di mantenerlo fino alla fine. Come pensa che abbiano giocato i suoi ragazzi, tutto sommato, Molto al di là bene, del risultato? secondo me, nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto una partita intelligente dove magari abbiamo cercato di contenere più che di esprimere buon gioco. Loro sono, anche perché è coinciso col fatto che loro sono saliti, sono cresciuti di metri in campo, e quindi abbiamo cercato di contenere, di aspettarli, cercando di difenderci con i denti e con le unghie. E adesso a partire da oggi, da questa vittoria di oggi, quali saranno le vostre prospettive, aspettative per le Ma adesso prossime? mancano 6 partite alla fine e abbiamo ancora diverse partite difficili, almeno per quello sia sulla carta che comunque nessuna partita poi è facile in questa finale di campionato, ovviamente. Cerchiamo di affrontare da qua alla fine tutte le partite come se fossero delle finali, per cercare di mantenere questo primo posto che adesso ci siamo guadagnati sul campo, e cercheremo di mantenerlo.